nell'ultimo anno e mezzo di pandemia, successivamente allo scoppio del Covid-19 nel nostro paese, abbiamo forse riscoperto l'importanza della ricerca, non solo in ambito sanitario, in generale per aiutare la vita dell'uomo in vari ambiti, non ultimo appunto anche quello sanitario per il contrasto al Covid-19. La ricerca gioca un ruolo fondamentale anche in Italia, ricerca di eccellenza, i nostri ricercatori, le nostre ricercatrici sono ai primi posti in tutto il mondo, ma effettivamente c'è ancora tanto da fare. Il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, da poche settimane ha una nuova presidente che è Maria Chiara Carrozza, questa mattina in diretta con noi, la prima presidente donna del CNR. Presidente, buongiorno e grazie. Buongiorno. Ecco, presidente, io le chiederei subito che indirizzo intende dare al CNR nel suo mandato. Ma sicuramente il perseguimento della ricerca scientifica di eccellenza, ma poi anche l'ottenimento, insomma, della leadership industriale con la traslazione dei risultati della ricerca verso lo sfruttamento industriale, e poi soprattutto quindi lavorare anche, insomma, contro le disuguaglianze per portare i risultati della ricerca a tutti, non solo a pochi. Carrozza, il fatto che lei sia la prima donna presidente del CNR può essere un simbolo, secondo lei, un segnale? Ma sicuramente è un simbolo, insomma, per le ragazze, per le donne in generale, perché si possono raggiungere tutti i massimi vertici anche delle istituzioni dello Stato, quindi insomma è un incoraggiamento, ecco, io la vedo così. È una cosa importantissima, Presidente. Tornando all'attualità, lo dicevamo in apertura, in una fase così delicata come quella che stiamo vivendo, quale ruolo può giocare, potrebbe giocare il CNR nella lotta alla pandemia? Ma sicuramente può aiutare a raggiungere dei risultati importanti, perché ci concentriamo molto sui vaccini, che sicuramente sono importanti, e sicuramente lavoreremo anche su questo per progredire nella scienza, però ci sono anche tutti i sistemi di protezione, per esempio dal contagio, nuovi materiali, nuovi dispositivi e nuovi sensori, ma anche nuove terapie, quindi lavorare da un punto di vista sicuramente della ricerca clinica, della ricerca traslazionale, per certo aiutare l'umanità a salvarsi, perché in questo momento è stata proprio l'umanità in crisi, tutta l'umanità, non un paese, un altro, una categoria, insomma il Covid è arrivato da tutti e quindi ha messo in crisi l'umanità intera. È vero. Presidente, ricordavamo in apertura come le nostre ricercatrici, i nostri ricercatori sono tra i migliori in Europa, eppure dei loro riconoscimenti, che comunque sono tanti, pochi arrivano da università o centri di ricerca che sono pubblici. Come fare, secondo lei, a rilanciare il settore? Sicuramente il PNRR è una chiave importante per il rilancio. Oltre a questo abbiamo anche il Piano Nazionale della Ricerca, i fondi europei, quindi dobbiamo assolutamente aumentare il numero di ricercatori, perché rispetto alle medie internazionali noi abbiamo per abitante un numero di ricercatori troppo basso, quindi sicuramente più posizioni di ricercatore, più fondi per la ricerca libera, e in parte possiamo vedere che nel Piano Nazionale della Ricerca e nel PNRR abbiamo l'occasione, per esempio c'è un investimento importante nei dottorati di ricerca, insomma questo ci consentirà di aumentare il numero dei ricercatori, che è importante, e anche ritornare alla ricerca di base, perché i vaccini di oggi sono il risultato della ricerca fondamentale di ieri. Ecco, questo secondo me è il concetto più importante da spiegare. Insomma, se non si investe oggi nella ricerca fondamentale, fra 10 anni non avremo i presidi, gli strumenti e tutti i ritrovati che ci permetteranno di salvarci nel prossimo futuro. Ecco, prima di salutarla, Presidente, le ruberei ancora un minuto per tornare sul tema ricerca. Quali sono, tra i tanti argomenti, le sfide della ricerca di oggi? Penso allo sviluppo sostenibile, alla salute, l'intelligenza artificiale, la bioetica. Guardi, secondo me sicuramente i settori che lei ha detto sono molto importanti. Io penso che la bussola più bella per la ricerca, soprattutto nel campo dell'innovazione sociale, siano gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sono 17 e andrebbero studiati a scuola. E dice: più cibo per tutti, più acqua purificata per tutti, una sanità per tutti. Cioè c'è molto l'accessibilità e anche i problemi dell'umanità, dal cambiamento climatico alla transizione digitale, sino anche a soluzioni contro la pandemia e questi virus, non solo per i virus di oggi, ma per quelli di domani. Quindi sono tutti campi del sapere mossi insieme per salvare l'umanità. Insomma, io ho una visione universalistica e molto bella di quello che può fare la ricerca per noi nel futuro. Un potere immenso, e noi ci auguriamo che il CNR possa
prosperare nel prossimo futuro, e facciamo un grande in bocca al lupo a tutto il consiglio, a tutti i ricercatori e le ricercatrici che vi lavorano, e soprattutto grazie mille, un grande in bocca al lupo alla sua nuova presidente Maria Chiara Carrozza per essere stata con noi. Grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci a tutti.